Tananai, il testo di tango. Vediamo la solita cordata di scrittori. Evidentemente un testo così bello e impegnativo che doveva essere scritto da tantissima gente, ce n'era bisogno. Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia. È un'ora che ti aspetto, non volevo dirtelo al telefono. Eravamo da me. Abbiamo messo i police. Era bello finché ha bussato la police. Fermiamoci. Non c'è amore senza una ragazza che pianga. Così, a caso, piangono solo le ragazze, evidentemente. Oppure vuole dire che nelle sue storie c'è sempre una ragazza che piange, cosa che non vedo perché metterla in discussione, sarà vero. Non c'è più telepatia. Che è una parola veramente orribile per dire quello che vuole dire, vabbè. È un'ora che ti aspetto, non volevo dirtelo al telefono. Non ha nessun senso questa cosa. Perché si dovrebbe trovare questo lì ad aspettarla mentre non c'è più telepatia, però non voleva dirglielo al telefono. Dirgli al telefono che cosa? Che non c'è più telepatia? Ciao amore, appena ci vediamo ti devo dire una cosa. Non volevo dirtela al telefono, sai, non c'è più telepatia. Bene. Andiamo avanti, che sarà meglio. Eravamo da me. Così, i tempi a cazzo, cioè proprio escludiamo completamente i principi della scrittura. Ma vabbè, sono i poeti fanno così. Eravamo da me, abbiamo messo i police. Vabbè. Era bello finché ha bussato la police. Cioè, a me sta cosa fa veramente ridere. Mi ricorda un po', nella costruzione, mi ricorda un po' il testo di Madame, cioè nell'assenza totale di logica, del rispetto del tempo, dello svolgimento, di figure richiamate un po' a caso, e l'assenza di rime se non tranne quando rima non è, cioè voglio dire la stessa parola due volte. A parte che io trovo personalmente orribile questo fatto che qualcuno nella propria lingua per dire qualcosa utilizzi un termine straniero in maniera del tutto innecessaria, perché cioè io non è che dico mica, oh no, tutto a posto, ma poi c'era in giro la police. A me sembra una roba da rincoglioniti, ma vabbè. Qui, secondo me, io me la ricordo questa frase da quando ho ascoltato la canzone, mi ricordo che. Vabbè, tu fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta, che già così. Così non ti offro da bere e non ti ho conosciuta. Questa non si sa se ridere o piangere, è una roba incredibile. Cioè, tu fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta. Così non ti offro da bere e non ti ho conosciuta. Ma certo, verresti bocciato in prima elementare, ma bello. Cioè, che cazzo mi tocca fare? Ma ora addio. Stava sotto casa che l'aspettava perché gli voleva dire delle cose importantissime, però ora addio. Va bene, amore mio. Non sei di nessun altro. Come se questa cosa avesse qualche importanza dal momento in cui. Se ne deve andare, ma lui ha deciso, cioè mentre me ne vado tu non sei di nessun altro. Si suppone che sia la condizione normale questa, vabbè. E di nessuna io. Cioè che è una maniera orribile e sbagliatissima per dire che saranno legati per sempre. Perché tutte queste canzoni di merda dicono sempre la stessa cosa? Cioè, vabbè. Lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio. E beh, cioè, io, Dio, mio, le ultime, cioè, le rime, attenzione, oltre all'ennesima ripetizione, perché le assonanze non sono neanche rime, la notte che ti ho conosciuta, così non ti offro da bere e non ti ho conosciuta. Ma subito dopo, addio, mio, io e Dio, che è praticamente la serie di rime che verrebbe in mente a un bambino di 7 anni, 8 anni. In teoria dovrebbero venirgli in mente un bambino di 8 anni e dovrebbe buttarle perché dice sono troppo stupide, forse verrebbero in mente addirittura uno di 7. Ora, tra un. Ci mancano giusto un. Mio c'è, ma manca uno zio, e poi ci sono praticamente tutti. E
Lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci pesta come un tango. Che di per sé, questa cosa di chiamarla tango e far pensare probabilmente al ballo, nessuno ha pensato al pallone, no? Ma poi mettere il tango invece come pallone, invece è una cosa carina, oltre al fatto che il tango è generazionale. Ora io mi chiedo quanti dei super mega supporter di Tananai conoscano o abbiano giocato con un tango. Dubito, credo che è molto più probabile che si siano rincoglioniti a qualche Nintendo DS o ad acchiappare Pokémon, cose intelligenti di questo tipo. Quindi non credo che sappiano cos'è un tango, però di per sé la cosa non sarebbe neanche male. Ecco, questa è la tipica frase, Dio ci pesta come un tango, che in un certo contesto potrebbe pure passare, potrebbe anche essere una cosa carina, una nota leggera, un rimando appunto generazionale in cui magari ci si riconosce, insomma, un richiamo carino, ecco. Il problema è che non può sostenere una cosa che non sta né in piedi, né in cielo né in terra, una roba che non sta in piedi mai. Comunque, Dio ci pesta come un tango, quindi Dio rimane il soggetto e ci fa dire amore tra le palazzine a fuoco. Forse ci fa dire amore tra le palazzine a fuoco. Ste palazzine a fuoco non si capisce da dove escano, perché chiaramente non ha senso. La tua voce riconosco, noi non siamo come loro. Loro chi? Loro non vogliono stare insieme, lui non vuole stare insieme, non c'è più empatia, non c'è più niente. Gli vuole dire che se ne deve andare, anche se lei non avrà nessun altro, non ha nessun altro, lui non ha nessun'altra, però se ne deve andare. Ricorda un po' la dinamica anche di Lazza, ma in realtà sono tutte uguali. E quindi Dio ci pesta come un tango, ci potrebbe anche stare anche come significato, perché dice siamo arrivati a questo punto di questa storia rovinosa e ogni volta, insomma, le difficoltà ricordano il fatto di essere pestati come un tango. Ma poi ci fa dire amore tra le palazzine a fuoco. La tua voce la riconosco, noi non siamo come loro, è bello. È bello cosa che vi state lasciando. Gesù. Vabbè. Non siamo come loro, poi loro chi? Loro chi sarebbero? Sembrano frammenti di canzoni diverse mischiati a caso. E adesso, improvvisamente, è bello stare così, davanti a te in ginocchio. Sotto la scritta al neon di un sexy shop. Non lo so, dettaglio concreto per richiamare un'immagine cittadina? Sì, un dettaglio piuttosto inutile per far dire alle ragazzine il sexy shop, forse è questo. Se amarsi dura più di un giorno è meglio che non rimani qui. Quindi se amarsi dura più di un giorno, perché no? Cioè, e io tornerò lunedì. Meglio che non rimani qui, quindi non se ne deve andare perché è in pericolo, forse perché la città è in fuoco, forse perché il sexy shop esploderà, o forse perché dal sexy shop, che mentre la città è a fuoco però le insegne al neon accese, non si sa perché. Io tornerò un lunedì, che è chiaramente l'unico modo per fare una cazzo di miserabile rima fatta con qui, che vabbè. Come si salva un amore se è così distante? È distante che cosa? Cioè sono distanti gli amanti? Ma i due personaggi inizialmente non sono due che vogliono stare insieme, almeno uno dei due se ne vuole scappare lontano, quindi cosa dovresti salvare un amore che tu non vuoi? È finita la poesia, è un anno che mi hai perso. Ah, ok. Quindi sta ricordando. Quindi in realtà lui sta... Io lo so che sto facendo uno sforzo inutile, però proviamo a capire. Quindi la storia della polis, madonna, la storia della polis, è una storia che riguarda il momento in cui si sono conosciuti. Così non ti offro da bere, non ti ho conosciuto, ma ora va bene. Quindi praticamente, utilizzando i tempi sempre a cazzo di cane, questi si sono conosciuti stanotte, poi è arrivata sta polis che li ha obbligati a separarsi, e quindi loro sono stati costretti a separarsi. Ok, forse è così. Forse
Forse è così, quindi loro sono stati separati. Quindi lui non voleva in realtà conoscerla perché conoscendola poi avrebbe sofferto il distacco. Ah, ok. Quindi è questa la storia. Lo so quanto ti manco, ma perché Dio ci pesta come un tango, ci fa dire. Ah, ok. Quindi la storia è questa. È incredibile quanto sarebbe più facile farci capire le storie se fossero scritte nella nostra lingua madre. Quindi probabilmente non sapremo mai se questa scena è attuale o è un ricordo del passato, questo di lui in ginocchio davanti a Sexy Shop, non si sa neanche perché dovrebbe stare in ginocchio, forse le sta promettendo qualcosa, forse sta dando un anello di fidanzamento, non ne ho idea. E quindi questo è meglio che non rimani qui è perché ci dovrebbe essere un qualche tipo di minaccia. Io tornerò un lunedì, quindi se ne va di nuovo, oppure è sempre un ricordo del passato, non possiamo mai saperlo perché giustamente non sono scritte in italiano. È finita la poesia, è un anno che mi hai perso e quel che sono non volevo esserlo. Eravamo da me, ok, quindi ritorna di nuovo con la stronzata dei Police. Ah no, ridevamo di te che mi sparivi nei jeans. Sì, non si capisce bene, però di per sé è un'immagine che può dare una suggestione, non è necessario sempre capire ogni virgola, insomma. Ridevamo di te che sparivi nei jeans, lascia comunque intendere un qualcosa di emotivo, un affiatamento di coppia, un momento intimo, quindi va bene. Ecco, questo è il senso. Se una cosa richiama un qualcosa che ha un valore emotivo, per me personalmente va bene, non è che sto lì a capire ogni parola, però le frasi devono avere un senso, almeno questo. E qui ripete che questa storia, la notte in cui l'ha conosciuta, non la voglio rileggere perché è una roba allucinante, non si è di nessun altro, Dio ci pesta come un tango, tra le palazzine a fuoco la voce riconoscono, siamo loro, è bello, è bello, è bello, è bello stare così. Ah, quindi, ah, di nuovo la storia del ginocchio, sexy shop, amore tra le palazzine a fuoco, la tua voce riconosco, noi siamo meglio di loro, è meglio, 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 meglio che non rimani qui, io tornerò lunedì, ma non è mai lunedì. Ok, quindi c'è la promessa del ritorno che per superare questa distanza forzata che però non si riesce a concretizzare praticamente, almeno non al momento, sta durando molto più di quanto vorrebbero. Ok, quindi questo era il caro Tananai con Tango. Bene, conclusioni per quanto riguarda quello che abbiamo letto di Tananai. Allora, innanzitutto, avete visto che leggendo il testo chiaramente non avevo capito perfettamente di cosa stesse parlando fino a quando a un certo punto mi sono riavvolto, sono andato a rivedere un attimino e ho più o meno ricostruito una storia che ha una propria efficacia, almeno quello. Scusate. Ora, il fatto che uno debba farlo già significa che c'è qualcosa che non va nel testo, nella maniera in cui è scritta, nelle parole che vengono scelte, nelle figure che ha evocato. E ho preferito lasciare quella parte, pur facendo la figura dello scemo, proprio per questo motivo, proprio per dire, se una persona attenta, che non è distratta dalla musica, sta leggendo un testo, non riesce a capire sta cosa, o evidentemente sono completamente rincoglionito, oppure, benché io sia un po' rincoglionito, oppure forse c'è qualcosa che non va nel testo. Quel qualcosa che non va è una debolezza di fondo. Poi che cosa è successo chiaramente? Che mi sono andato un pochino a informare, a leggere qualcosa e salta fuori che il buon Tananai, adesso stavo vedendo un'intervista, dopo che praticamente tutti mi hanno fatto notare, ma guarda che lui in realtà parlava di una canzone di guerra, io ho detto sicuramente, ma la guerra dov'è? La guerra dov'è? Non c'è guerra. Non c'è niente. Ci sono parole fuorvianti, c'è la telepatia, c'è un non volevo dirtelo al telefono, poi c'è una police, così, poi c'è un tango, poi c'è Dio che si divide a separare la gente, e poi palazzine in fiamme e sexy shop. Ora, in che modo da qua uno dovrebbe trovare guerra o dovrebbe immaginare che questa storia parli di guerra rimane un mistero per me, almeno per me.
Allora, quindi pare che ci sia questa storia tra Olga e Maxim, quindi due ragazzi ucraini separati dalla guerra. E io penso, perché questa cosa non c'è nel testo? La risposta in realtà ce l'ha data Nanai alla domanda che ho trovato su Radio Capital a un'intervista che gli fa Daria Bignardi. Daria Bignardi, che ricordavo più in forma di così, francamente, perché ho letto l'intervista integrale, non mi pare proprio granché. Gli chiede: stavi già scrivendo questa canzone quando hai intercettato il video che stava girando il tuo amico Olmo Parenti? E lui dice, candidamente, sì, la canzone l'avevo già iniziata per parlare di una relazione a distanza. Poi col mio amico Olmo, quando ci siamo visti, parlando di diverse cose, è saltata fuori la storia di Olgo e Maxim e ho pensato che stavo parlando anche di loro nel pezzo. Beh, caro Tananai, innanzitutto io sono contento del fatto che tu abbia detto questa cosa con questa grande onestà, che ti fa onore, e probabilmente qualcuno dirà anche grande ingenuità, perché in realtà ci stai dando la risposta, ci stai dicendo quello che supponevo. Cioè, questa non c'è la guerra perché non era scritta per una storia di guerra. Qua non c'è la guerra, non c'è niente che faccia pensare alla guerra. Mi rifiuto di pensare che qualcuno abbia collegato per proprie capacità mentali una palazzina in fiamme, un sexy shop e la police alla guerra in Ucraina. E lui stesso ce lo conferma. La canzone era già scritta, non sappiamo quanto ne fosse già scritta, e ho pensato che potesse andare bene anche per... Quindi io immagino che abbiano ficcato dentro due o tre parole con la speranza di poter creare dei riferimenti che in realtà nel testo non ci sono. Detto ciò, vi risparmierei tutta la parte successiva dell'intervista, perché è praticamente un'opera di lecchinaggio. Come ti trovi a essere oggi in prima pagina sulla stampa? La guerra, non la guerra, dall'ultimo posto al quinto al Festival di Sanremo, si nota il tuo salto? Cioè, queste sono interviste che iniziano così. Domande del tipo: tutti notano il tuo salto di qualità, hai studiato tanto, è un caso che dall'ultimo posto del 2022 sei arrivato quinto al Festival di Sanremo? Cosa ti deve dire? Cosa ti deve dire? No, non ho studiato un cazzo, ho avuto solo culo? No, rimango un incapace, ma ho trovato qualcuno che mi aiuta a creare dei beat molto popolari, molto stupidi, che girano e entrano nella testa della gente. Certo che non ti può dire quello. Cosa ti dirà? Ti dirà, e sarà sicuramente sincero nel dirlo, che lo studio ha fatto la sua buona parte, che ha fatto due più esperienze, che è cresciuto, che adesso scrive musica più matura, e il resto, insomma, non stiamo neanche a vedere. In realtà c'è un'intervista integrale che non ho visto, ma ho solamente letto, e poi verso la fine della parte pubblicata, immancabile il riferimento alla sua sensibilità. Quindi il tuo pubblico, cioè questa è la domanda, questa sensibilità che il tuo pubblico sente in te, ce l'hai davvero? Cosa dovrebbe dire? No, non è vero un cazzo? Cosa dovrebbe dire questo? E potrebbe rispondere in tanti modi. Il migliore sarebbe: che cazzo di domanda mi hai fatto, cara Daria? E invece non lo fa, e risponde forse nel modo peggiore di tutti, cioè: io non mi sono mai fatto effettivamente questa domanda, ma ho avuto degli esempi femminili, ho avuto la fortuna di crescere con mia madre, mia nonna, mia sorella, che sono delle donne fantastiche e mi hanno insegnato soprattutto la gentilezza. Okay. Quindi tutte le figure maschili della vita di sto tizio ovviamente gli hanno insegnato aggressività, violenza, vabbè, non ci interessa. Però questo è sempre per definire anche il mondo che gira intorno alla musica, e ci spiega anche molto del perché vengono scritte cose così. In definitiva, a mia opinione personalissima, ma penso che dal punto di vista almeno del testo ci sia poco da discutere, questo è un testo scritto in maniera superficiale, raffazzonata. È evidente che che ci sia stata una ricerca di scegliere alcune parole chiave che avessero una forza propria, quindi non avessero bisogno di un'imbastitura per prendere valore, ed è evidente, infatti non c'è forza, non c'è valore praticamente mai, ma ci sono quelle due o tre parole che, appoggiate bene sulla linea melodica, effettivamente possono più o meno funzionare per un pubblico che ascolta la radio in macchina a mezzo volume senza farsi troppe domande per distrarsi un po', o mentre stai asciugando i piatti, ecco. Questa è la mia opinione personale. Chiunque ne abbia una diversa e abbia voglia di condividerla,
Io lo pregherei di farlo perché sarebbe una bella idea, l'idea è quella di creare comunque sia sempre un senso comunitario, parliamo di cose che ci piacciono, cioè la musica, e parlarne tra due persone che non sono d'accordo è 100.000 volte meglio che parlarne con il muro, perché ne abbiamo veramente bisogno di trovare persone con le quali parlare di questo. Detto ciò, io vi saluto, vi aspetto nei commenti, vi aspetto con richieste, con provocazioni, critiche, suggerimenti e correzioni, soprattutto correzioni nel caso fossi stato superficiale in qualcosa o non preciso. Vi lascio, vi saluto, vi ringrazio e al prossimo video. Ciao!